Il sole sta tramontando. La luce dorata svanisce. I fiori cominciano a chiudere i loro petali. La nebbia azzurra sale dal canale e io mi accingo a dormire il sonno di un vecchio e a sognare i sogni di un giovane. Mi firmo Marco Polo di Venezia e del mondo, il 20° giorno di settembre dell'anno di Nostro Signore 1319, l'anno 4016 dell'Ariete, secondo il calendario cinese. Esistono oggi soltanto pochissime reliquie del viaggiatore che fui, ma un oggetto che riportai dai miei viaggi fa parte della collezione di ceramiche cinesi al Museo del Louvre. È un piccolo incensiere di porcellana bianca. Alle cose, la luce della luna, come cambia i colori qui, la luce della luna, come ci rende solitari e ci tocca, come ci impastano la bocca. Queste piste di polvere per 20 anni o per 100, e come cambia poco una sola voce nel coro del vento. Ci si inginocchia su questo sagrato immenso dell'altipiano barocco d'Oriente. Per orizzonte stelle basse, per orizzonte stelle basse, oppure niente. Non è rosa che cerchiamo, non è rosa, e non è rosa o denaro. E non è rosa, e non è amore o fortuna, e non è amore, che la fortuna è appesa al cielo. Chi si guarda nel cuore sa bene quello che vuole e prende quello che c'è.
a ben piccole foglie, a ben piccole foglie, a ben piccole foglie, la pianta sente. Guarda nel cuore, sa bene quello che vuole e prende quello che c'è. Ha ben piccole foglie, ha ben piccole foglie, ha ben piccole foglie, la pianta del te.